l'onore, ma soprattutto l'onere di guidarci in questa fase di cambiamento. Allora, io questa persona l'ho conosciuta nel 2013, non la conoscevo, l'ho conosciuta da subito perché entrambi siamo stati eletti per rappresentare il movimento nell'ufficio di presidenza. Vi ricordo il primo giorno di ufficio di presidenza, lui fece un intervento dopo un po' di discussioni e sbagliò una cosa. Il segretario comunale, che prendeva 500.000 euro, il generale che prendeva 500.000 euro, lì lo osservò. Questa... Io ho visto negli occhi di questa persona, proprio come a dire, non me la farei mai più, non ha più sbagliato niente in ufficio di presidenza. È una persona che è in grado di coniugare, secondo me, la flessibilità, la dinamicità tipica dei giovani con un rigore tipico degli anziani. Quindi è una persona che io non riesco a immaginare la persona più adatta per provare a cambiare le cose oggi nel nostro paese. Luigi Di Maio. Buonasera a tutti, prima di tutto, e grazie di essere qui. Grazie a voi. Io la prima cosa che vorrei fare stasera è ricordare una persona, perché 2 anni fa da questa sala sul tema della TAV ha parlato Ferdinando Imposimato, che è venuto a mancare qualche giorno fa, che tutti ricordiamo, e al presidente Ferdinando Imposimato vanno tutti i nostri saluti, il nostro più grande abbraccio, ovunque lui sia, e soprattutto alla sua famiglia, perché è una di quelle persone grazie alla quale abbiamo vinto il referendum costituzionale a dicembre scorso, ed è una di quelle persone che io ho visto dare tutto in questi anni, senza mai risparmiarsi. Io mi ricordo in provincia di Caserta una sera arrivo ad un evento sul referendum costituzionale oltre un anno fa e lui stava parlando sul referendum, mi arriva in ritardo, non aveva voce ma continuava a parlare, riusciva soltanto a emettere dei suoni, ma continuava a parlare del perché bisognasse votare no al referendum costituzionale. La notizia che è venuta a mancare di qualche giorno fa ci ha colpiti tutti, oggi ci sono stati i funerali a Roma, un grande abbraccio alla sua famiglia e lo ringraziamo per quello che ha fatto in questo paese, è stato giudice istruttore del processo Moro, si è occupato di Brigate Rosse, si è occupato di terrorismo, si è occupato di antimafia, è una di quelle persone che ha servito il nostro paese con onore e lo ringrazio a nome di tutto il Movimento 5 Stelle per quello che ha fatto per noi. Stasera avete sentito a questo tavolo intervenire i nostri consiglieri comunali, consiglieri regionali, parlamentari. E noi ci prepariamo a 2 mesi, anzi mancano meno di 2 mesi, di campagna elettorale. In questa campagna verranno molti a raccontarvi cose belle. I programmi non sono mai brutti, io all'interno di un programma non ho mai visto una cosa brutta. Non me lo ricordo un programma elettorale che voleva aumentare le tasse, non me lo ricordo un programma elettorale che voleva favorire le piattaforme petrolifere e bloccare le rinnovabili, e non mi ricordo un programma che voleva espropriarvi della vostra autonomia o delle vostre pensioni o della vostra sanità o della vostra istruzione. Io non me lo ricordo un programma così. Mi ricordo tutti i bei programmi, da sempre, da quando sono elettore, ma anche da prima che avessi diritto di voto. Quindi qual è il punto? È che dobbiamo chiederci non qual è il programma, quello è importantissimo, per carità, quali siano le proposte per cambiare il paese sono importanti, ma chi ce lo sta proponendo? Con quale credibilità, come diceva Riccardo, ma anche con quale storia personale?
Io vi dico che il Movimento 5 Stelle è cresciuto tantissimo, dal 2009 esiste, dal 2013 è in Parlamento, da 5 anni. Ha fatto un'esperienza istituzionale di 5 anni che ci ha cambiati, in meglio. In questi giorni qualcuno dice che il Movimento è diventato un partito perché ha presentato uno statuto. Anche nel 2013 con uno statuto ci siamo dovuti presentare alle elezioni, altrimenti non ci facevano accedere alle liste elettorali e utilizzavano la scusa per non farci presentare. Ma in quello statuto che abbiamo presentato qualche giorno fa e che ha dato il via alla fase delle candidature nelle nostre liste, ci sono le garanzie per voi cittadini che i parlamentari eletti lavorino per voi nella prossima legislatura. Abbiamo introdotto delle regole ancora più ferree per il futuro gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle della 18ª legislatura. Prima di tutto quella che Berlinguer chiamava la questione morale. Io non dico che l'abbiamo risolta per il Paese, ma l'abbiamo risolta per noi. Perché da noi non solo se sei condannato in primo grado ti devi dimettere, ma anche se sei indagato e nelle carte dell'indagine emergono delle condotte immorali, non devo aspettare neanche il rinvio a giudizio per chiederti di dimetterti, perché le istituzioni si rappresentano con onore e se tu non sei più onorevole per le condotte, non per le sentenze, devi andare a casa e lasciare il posto. E questo è un tema su cui io sfido tutte le altre forze politiche, anche quelle che sono su questo territorio. Adottate anche voi un codice etico, non aspettate le leggi, fatelo al di là delle leggi e cominciate però a rispettarvi i codici etici che vi date. Non c'è soltanto questo. L'attuale legislatura è una legislatura in cui ci sono stati 576 voltagabbana. È la legislatura col più alto numero di cambi di casacca della storia della Repubblica, ai tempi di Cirino Pomicino che sta tornando, si candida con Berlusconi, con la lista di Mastella che si chiama Udeur 2, la vendetta, no, si chiama Udeur 2, non sto scherzando, ai loro tempi erano molto più virtuosi dell'attuale legislatura nei cambi di casacca, ma la cosa miracolosa è che da quando hanno sciolto le Camere hanno cambiato casacca altri 22 parlamentari, cioè a Camere sciolte, perché adesso... In questa fase ci sono i giochi dell'apparentamento, tu non devi raccogliere le firme se sei collegato ad un gruppo parlamentare. Ma negli ultimi anni noi l'abbiamo visto, le peggiori leggi dello Stato che sono state votate, quelle veramente più infami, ma nel senso quelle che hanno colpito generazioni, che hanno tradito intere comunità, sono state votate grazie ai cambi di casacca. La legge Fornero l'hanno votata grazie ai voltagabbana, altrimenti non sarebbe mai stata votata. Tutto a posto, io Matilda, sono le figlie bellissime di Davide. Le giustifichiamo perché stanno dietro al papà che sta in giro per la campagna elettorale. Beh, i cambi di casacca hanno favorito la votazione di leggi che non erano in nessun programma elettorale. Immaginate una forza politica che si presentava alle elezioni del 2013 o del 2008 con la legge Fornero nel programma, quanti voti avrebbe preso? Due, probabilmente. Quello della Fornero e quello di chi proponeva il programma. Non c'era nei programmi, tant'è vero che dopo per votarla hanno dovuto mettere insieme una serie di forze politiche che neanche esistevano quando siamo andati a votare nel 2008. Eppure nel 2013 le leggi che hanno trasferito miliardi di euro alle banche o le leggi che hanno favorito con lo sblocca Italia ancora le trivellazioni petrolifere, come sono state votate? Grazie a partiti che neanche esistevano sulla scheda elettorale nel 2013. Pensate al partito di Alfano, il partito della Lorenzin, di Lupi, il partito di Verdini. Voi non li avete mai votati perché non esistevano. Sono nati durante questa legislatura. Allora che cosa abbiamo fatto noi? Noi abbiamo adottato uno statuto che dice due cose dal punto di vista del comportamento del parlamentare del Movimento 5 Stelle rispetto al programma e la fedeltà ai valori di questo movimento. Prima di tutto, il movimento non è un taxi che porta chiunque in Parlamento, quindi ci guarderemo bene da chi avrà accesso alle liste e grazie al nuovo statuto avremo la possibilità di mettere da parte arrampicatori sociali e approfittatori, perché la politica è una missione e non è un'occasione per andarsi a prendere uno stipendio e vendersi al miglior offerente o peggio mettersi in vendita nel gruppo misto in qualsiasi momento. Non so
soprattutto se qualcuno pensa di poter entrare in Parlamento e cambiare casacca, beh, dovrà pagare una multa di 100.000 euro. A me non piace utilizzare per forza le multe, le regole rigide, vorrei tanto che fosse l'animo umano a cambiare, però siamo stati un po' scottati perché noi ne abbiamo persi oltre 30 nell'ultima legislatura che se ne sono andati e non è stato rispettoso né nei vostri confronti e né nei confronti anche degli altri italiani che non ci avevano votato ma che avevano votato altre forze politiche e si sono ritrovati quelli che avevano votato con quelli che non avevano votato nello stesso partito che gli votavano le peggiori leggi contro di loro. E quindi a questa cosa dobbiamo ovviare e vi assicuro che se dovessimo andare al governo in maggioranza faremo anche una modifica costituzionale come esiste in altri paesi europei come il Portogallo o come prassi in Inghilterra, che se tu sei un politico che entra in Parlamento con i rossi, con i verdi o con i gialli e vuole cambiare forza politica ne hai tutto il diritto, ma vai a casa e ti fai rieleggere alle prossime elezioni. E poi un'altra norma che noi abbiamo introdotto nei nostri statuti è la territorialità. Non ti puoi andare a candidare in un territorio che non è il tuo. Se tu ti candidi devi conoscere il territorio che rappresenti. Lo so che sto dicendo una banalità, ma voi vedrete paracadutati, così si chiamano, in molti collegi. Vedrete, qui si parla, non sanno dove candidare Maria Elena Boschi, si è parlata anche della provincia di Trento. Speriamo. Però ora, no, fermi tutti, non è il tema di questo o quel politico. Il tema è che si utilizzano i vostri territori, i vostri voti, per mandare persone che non c'entrano niente con i vostri territori in Parlamento. Questo non è rispettoso, noi abbiamo una regola, ti devi candidare dove sei residente. Io potevo andarmi a candidare in più collegi? Certo, per la legge elettorale è possibile, per le regole del Movimento 5 Stelle no, io mi andrò a candidare con le parlamentari come le faranno tutti quanti, le farò anche io nel mio collegio della provincia di Napoli, come faranno tutti quanti gli altri candidati del Movimento 5 Stelle. E lo stesso vale anche per un'altra regola, che è quella dei soldi. Qualcuno diceva sparirà il taglio degli stipendi, non sapete quanto stiano sperando gli altri partiti, anzi speravano gli altri partiti, di tutti i partiti, che abolissimo la norma che tagliava gli stipendi ai nostri eletti. Perché si diceva, i giornalisti dicevano, vabbè, ma adesso siete diventati una forza politica di governo, ancora queste sciocchezze. Per me rappresenta il modo per riavvicinare i cittadini alle istituzioni. Magari non ci recupereremo miliardi e miliardi di euro, ma tenete presente che io quando ero un semplice cittadino non eletto in Parlamento guardavo sempre nei talk tutti questi politici che dicevano bisognerebbe tagliare gli sprechi della politica, i costi della politica, i rimborsi elettorali, le auto blu, i voli di Stato. Però alla fine quando il conduttore gli chiedeva ma lei lo fa? E no, ma la legge me lo consente. Se ci fosse una legge anche io rinuncerei. Noi abbiamo cambiato questo paradigma, non siamo arrivati in Parlamento dicendo dobbiamo fare una legge e poi vediamo. Noi lo abbiamo fatto e io vi dico che comunque andranno queste elezioni, e io sono sicuro che andranno bene, noi ci guardiamo indietro negli ultimi 5 anni e portiamo a casa dei risultati che ci danno fiducia prima di tutto a noi e devono dare fiducia nella possibilità che le istituzioni possono essere differenti. Per la semplice ragione che da vicepresidente della Camera non ho mai toccato la mia auto blu, il mio volo di Stato, il mio doppio stipendio, i miei doppi rimborsi, non li ho mai toccati. I parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno tagliato in tutto dai propri stipendi 21 milioni di euro che sono serviti a far nascere 7.000 imprese in Italia che danno lavoro a 14.000 italiani. Abbiamo cambiato l'economia? No, non vi sto dicendo questo, però vi sto dicendo che qualcosa si può fare allora ed è possibile farlo per dare un segnale di speranza. Abbiamo rinunciato, io e Riccardo abbiamo lavorato all'atto che abbiamo presentato ai presidenti della Camera per rinunciare al nostro vitalizio. Non è il tema del vitalizio a quanto ammonti economicamente, il tema è che un pensionato che prende 400 euro al mese in questo paese come potrà mai credere nelle leggi dello Stato se in Parlamento c'è uno che dopo tre anni ne prende 8.000, 9.000 di vitalizio? A noi spettavano 1.000 euro al mese a 65 anni dopo 4 anni e 6 mesi. 4 anni e 6 mesi ti porti a casa la pensione da 1.000 euro a 65. Se ci facciamo un'altra legislatura ce ne portiamo 1.500 a 60 anni.
E fuori c'è chi deve aspettare 67 anni su un'impalcatura a 40 metri a 40 gradi che fa l'operaio nell'edilizia e deve lavorare 41 anni per riuscire ad ottenerla, una pensione che è la metà di quella nostra. Io racconto questo perché queste regole sono anche nel nuovo statuto che abbiamo messo. Come un'altra regola fondamentale è quella che devi rispettare il tuo mandato, non puoi dimetterti in corsa da un mandato che stai svolgendo e passi a candidarti in Parlamento. Che serietà è? Se oggi noi a loro che stanno in consiglio regionale, in consiglio provinciale, in consiglio comunale chiedessimo adesso dimettetevi, utilizzate il trampolino e buttatevi nelle liste delle politiche. Quelle persone che hanno votato 5 anni fa per Paul e 2 anni fa per lei alle comunali, quelle persone che ci hanno votato, a quale serietà potrebbero trovare in queste persone? Nessuna, perché ci hai mollato nel bel mezzo del tuo mandato e ti sei candidato da un'altra parte. È questo che noi abbiamo cercato di fare, stabilire un po' di etica, un po' di coerenza e un po' di moralità attraverso delle regole ferree. E mi dispiace dirlo, ma il ruolo che è stato affidato a me non è un ruolo in cui io decido qualcosa. Io e Beppe con questo statuto faremo soltanto rispettare queste regole e faremo in modo da tutelare questo progetto da chi crede di fare il furbo, perché chi entra nel futuro gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle deve sapere che andiamo a governare per le persone che stanno fuori dalle istituzioni, non per quelli che sono entrati nei palazzi. Ora, io credo molto nel fatto che queste regole saranno una garanzia per i cittadini e ci voteranno. Noi abbiamo di fronte, come vi dicevo, circa 2 mesi di campagna elettorale, il 4 marzo si vota. Il 4 marzo noi possiamo vincere le elezioni politiche, possiamo vincerle raggiungendo il 40% e quindi governando da soli, e possiamo vincerle anche se non dovessimo raggiungere il 40%. E questo ve lo voglio dire perché gli impegni che abbiamo preso stasera, parlando di programmi, non siamo venuti a prenderli con voi consapevoli di andare all'opposizione. Non stiamo prendendo impegni del programma dicendo tutto il possibile, tanto andremo all'opposizione. Non è così. Io sono stato 3 mesi impegnato in Sicilia a servizio di una campagna, quella di Giancarlo Cancelleri, che credo sia stata la più difficile della nostra storia, impresentabili, c'era gente in galera che era candidato, c'era voto di scambio, abbiamo visto di tutto il giorno dopo le elezioni, già non c'è più la maggioranza all'Assemblea regionale siciliana perché già hanno cominciato a litigare tra di loro. È stata una campagna difficilissima, nelle peggiori condizioni politiche abbiamo portato il movimento al 35%, a 4 punti da quelli che avevano svuotato le carceri per provare a batterci. E forse ci sono riusciti proprio grazie a quelli che avevano tirato fuori dalle celle, che adesso la magistratura sta rimettendo dentro un po' alla volta, dalle notizie di cronaca che stiamo vedendo. Ma se abbiamo portato lì, in quelle condizioni, il movimento al 35%, possiamo raggiungere qualsiasi risultato. Quindi io vi chiedo prima di tutto di pensare in grande, so che qui ci sono tanti nostri attivisti, persone che ci sostengono da sempre, pensiamo in grande a queste elezioni politiche, perché ogni risultato è alla nostra portata. Se non dovessimo raggiungere il 40%, la sera delle elezioni gli altri gruppi politici non avranno molte alternative. Questa legge elettorale era stata progettata per far fare il 51% a Berlusconi e Renzi insieme. Soltanto che il PD sta crollando e Berlusconi ha un partito del 15, noi siamo un movimento del 30, siamo il primo movimento europeo, la prima forza politica del paese e veniamo sempre percepiti come una forza politica più piccola di quella di Berlusconi, che ha il 15, e insieme a Renzi non fanno 51. Che cosa succederà la sera delle elezioni? Che tutta questa costellazione di partitini che si è messa insieme per provare a raggiungere il 51 e non ci riesce, perché a sondaggi alla mano è impossibile per loro, si comincerà a disgregare. Ognuno andrà nella propria direzione, come è successo in Sicilia. Il giorno dopo Salvini e Berlusconi hanno litigato, il giorno dopo, e sono usciti dalla maggioranza i leghisti. Che cosa succederà quella sera? Che noi non lasceremo il paese nel caos. Non ci metteremo in un angolo a guardare loro che non riescono a trovare una maggioranza. No, la prima mossa la faremo noi. Faremo un appello a tutte le forze politiche e gli diremo: adesso noi abbiamo una squadra di governo che presenteremo prima delle elezioni politiche. Noi abbiamo un programma chiaro,
abbiamo il gruppo parlamentare più grande, noi su per giù triplicheremo il numero di parlamentari che abbiamo oggi, e vi diciamo, se queste sono le priorità del Paese per noi, diteci quali sono le vostre, facciamo una maggioranza, andiamo al Quirinale e formiamo un governo a guida 5 Stelle. Loro ci diranno no, se ci diranno no dovranno tornare a votare e perdere la poltrona. E io credo proprio che non vorranno tornare a votare, visto il risultato che porteremo a casa, che sarà oltre il 30%. Questo ve lo assicuro, perché l'ho visto già in Sicilia, come può crescere il movimento e dove può arrivare. Però ci dobbiamo credere, non dobbiamo credere che questa legge elettorale sia stata fatta contro di noi. È stata fatta contro di noi, ma non sta funzionando contro di noi. E non sta funzionando contro di noi perché l'avevano messa in piedi coloro che volevano fare l'inciucio, ma non avevano calcolato lo scandalo banche di Marielena Boschi, non avevano calcolato che questo signore segretario del PD più gira l'Italia e più perde voti, col suo treno, con i suoi mezzi, non avevano calcolato il loro ego, che è spropositato e gli fa perdere solo consensi. Che cosa metteremo al centro delle politiche, delle priorità del Paese, del futuro governo 5 Stelle, che in un modo o in un altro noi riusciremo a formare? Una cosa molto semplice: il 99% degli italiani, perché questo è un paese in cui l'1% degli italiani possiede il 25% della ricchezza nazionale, e quell'1% non sono i ricchi, non c'è nulla di male ad essere ricco, quell'1% è una elite privilegiata che ha avuto leggi a favore per decenni e che è stata in grado di assorbire tutte le azioni di governo a scapito dell'altro 99%. È arrivato il momento di cominciare a governare per quel 99%. Quel 99%, ad esempio, sono il 95% delle nostre imprese che sono sotto i 15 dipendenti in Italia, ma non si sa perché, e lo sappiamo perché, la maggior parte delle leggi a favore delle imprese si fanno per l'altro 5%, che io non voglio combattere, perché magari le piccole sono indotto delle grandi, delle grandissime, ma dobbiamo prendere atto del fatto che questo è il paese del Made in Italy, delle eccellenze, della qualità, semplicemente per una ragione. Perché ci hanno fatto grandi i nostri micro, piccoli e medi imprenditori, i quali oggi sono i primi esportatori in Europa. Noi siamo il primo paese per export in Europa. E il bello è che se ne vantano a Roma come se fosse un merito loro, al governo e nella maggioranza, quando invece ci sarebbe solo da ringraziare queste persone che, nonostante il 70% di tassazione, 7.000 euro all'anno di costi di burocrazia, 130 giorni all'anno di adempimenti e 60 di controlli, riescono a fare dei risultati che ci rendono grandi nel mondo. Un grazie va ai nostri imprenditori che riescono a fare questo tempo. Davide è una delle persone, Davide Crippa, che ha messo in piedi il nostro programma energetico. Non badate a chi dice che noi abbiamo dei programmi non realistici, perché i nostri programmi sono realistici proprio perché abbiamo sempre coltivato il valore della programmazione. Tutto si può fare in questo paese. L'importante è individuare il cronoprogramma e dirci in quanti anni riusciamo a raggiungere un obiettivo. Il nostro obiettivo è far diventare l'Italia un paese totalmente energie rinnovabili. Se dici domani mattina, stai prendendo in giro gli italiani. Se dici che entro il 2000, oltre il 2020, facciamo l'uscita dal carbone, poi col gas gestiamo la transizione fino all'uscita dal petrolio, e entro il 2050 raggiungiamo l'autonomia, l'efficienza con le energie rinnovabili, io vi sto dando un'idea di paese che sopravvive al nostro governo, ma che mette in piedi finalmente programmazioni a medio e lungo termine che non ci sono mai stati, perché in questo paese si vota ogni 6 mesi. Io sarò stato ogni 6 mesi a Bolzano, per un motivo o per un altro, perché c'è sempre stata un'occasione elettorale. Va bene, per carità, non è che non dobbiamo votare più, ma la nostra lungimiranza deve essere fare azioni non pensando alle prossime elezioni, ma pensando alle prossime generazioni. Lo so che dico un'ovvietà, però è quello che è mancato. Noi abbiamo un programma al 2050, che non significa che nel 2050 arriveranno i primi risultati, significa che nel 2050 avremo completato tutto il percorso. Ma questo programma energetico, come diceva Davide, noi l'abbiamo lanciato e tutti ci hanno dato addosso. Poi quando ci siamo confrontati con gli stakeholders, addirittura io a volte mi sono confrontato con l'Eni, no? Che potrebbe essere la cosa più lontana dall'uscita del petrolio, anche loro lo sanno che quelli sono i tempi e che dobbiamo portarli avanti prima di restare intrappolati come paese nelle energie e nei carbon fossili.
Questo che cosa significa? Che possiamo rilanciare una serie di settori come l'edilizia, nelle ristrutturazioni energetiche, possiamo creare nuovi lavori, nuove tecniche legate alle energie rinnovabili. C'è tanto da fare, soltanto che il vero grande problema non è che siamo incapaci a Roma. Vi posso dire una cosa, io non ne ho trovato uno incompetente. Pure quando Razzi difende il suo vitalizio, più che competente, conosce tutte le regole per provare a difenderlo. Questa non è gente incompetente. Il vero grande problema è che le loro competenze le hanno messe a servizio o delle persone sbagliate o delle forze economiche sbagliate di questo paese. E che cosa succede? Che ti fanno leggi o ti fanno il sabotaggio di referendum che provano a bloccare le trivellazioni petrolifere. Perché? Perché hanno preso soldi in campagna elettorale dalle compagnie petrolifere. Qual è la nostra fortuna? Voi ci avete sempre finanziato, voi, con piccole donazioni. La campagna nostra nazionale sta raggiungendo centinaia di migliaia di euro di donazioni, con una media di 28 euro a donazione. C'è chi dona un po' di più, c'è chi dona un po' di meno, ognuno vuole partecipare. Siete la garanzia che nessuno di noi dovrà osservare gli ordini di qualche grande big company. Ci parleremo anche, ma ci parleremo confrontandoci liberamente, gli diremo su cosa siamo d'accordo e su cosa non siamo d'accordo. Ed è questo quello che è mancato in questi anni, la libertà di poter fare le cose. Quando poi hai la libertà puoi fare tante cose. Io mi sono guardato in questi 5 anni molto intorno, fuori dal paese. Un mese fa sono stato negli Stati Uniti a incontrare alcuni membri del congresso. Stavano votando la riforma fiscale, hanno portato la tassazione sulle imprese al 15%. Togliamo un attimo e mezzo il 15% e diciamoci una cosa. Io la domanda che gli ho fatto è stata: ma dove prendete i soldi per finanziare questa misura? E la risposta è stata: ma questa è sempre la domanda che ci fate voi europei, perché voi europei avete questi vincoli che non vi permettono di fare investimenti in deficit. Badate bene, io non sono uno di quelli che vuole alzare il debito pubblico. Io e Riccardo abbiamo seguito i comuni 5 Stelle negli ultimi 4 anni, abbiamo seguito i nostri sindaci e come lui anche io vi posso dire che non c'è un solo comune che ha aumentato il debito pubblico del Movimento 5 Stelle, tutti lo hanno abbassato in media del 30%, debito che ci avevano lasciati quelli di prima. Ma gli americani mi hanno detto: noi facciamo una cosa molto semplice, nei prossimi 4 anni facciamo un po' di deficit, prendiamo un po' di soldi dal debito, li investiamo nell'abbassamento della tassazione alle imprese, le imprese lavorano di più, investono, assumono, c'è più crescita economica, il gettito dello Stato che entra nello Stato ci permette di ripagare il debito e di finanziare in maniera strutturale la misura del 15% di tassazione. Dobbiamo andare negli Stati Uniti per vedere questa cosa? No. Perché gli americani non sapevano che in Spagna quei parametri non esistono più, per esempio. La Spagna ha sforato il famoso 3%, quel 3% di cui sentiamo sempre parlare, per cui in questi anni abbiamo dissanguato la nostra sanità pubblica, abbiamo dissanguato la nostra istruzione, i nostri servizi. Quel 3% è stato sforato, hanno preso quei soldi e li hanno messi nell'abbassamento del costo del lavoro, che significa non nei salari. Hanno fatto una cosa molto semplice. In Spagna, se assumi un dipendente a 1.300 euro netti, a te imprenditore ti costa 300 euro. Qui in Italia, se lo assumi a 1.300 euro netti, ti costa oltre 1.300 euro, quindi ti costa il doppio di quello che gli dai. Questo ci rende poco competitivi come paese, a livello europeo e a livello internazionale non ne parliamo neanche. Che hanno fatto? Hanno fatto un po' di deficit, l'hanno investito in abbassamento del costo del lavoro, aumentano le assunzioni, c'è più economia, hanno ripagato il debito col gettito maggiore. Risultato, fermo restando non sono un tifoso del PIL, perché non è l'unico indicatore che si deve utilizzare per l'andamento economico, loro crescevano del 3% e noi dell'1%. La Francia ha fatto una cosa ancora più lungimirante. Noi abbiamo un grande problema, io so che molti di voi magari vorranno sentir parlare di pensioni. Parliamo di quello che volete, legge Fornero, pensioni minime, tutto quello che volete. Noi la vogliamo abolire la legge Fornero gradualmente partendo dai lavori usuranti. Ma non è questo il punto. Fatevi dire una cosa che noi abbiamo realizzato in questi anni: non esiste nessun fondo pensionistico che può stare in equilibrio finché in Italia moriranno così tante persone rispetto a quante ne nascono. Noi siamo l'ultimo paese in Europa per nascite, la Francia è il primo paese in Europa per nascite. Se noi continuiamo così, nel 2050 saremo il terzo paese più anziano al mondo. Questo significa che non potremo tenere in equilibrio le pensioni, non potremo tenere in equilibrio la sanità, non potremo tenere in equilibrio l'istruzione, non potremo tenere in equilibrio nulla. Posso dirvi una cosa, lo dico con tutta la tranquillità del caso.
Io non mi rassegno all'idea che per sopperire a questa mancanza di nascite dobbiamo favorire più immigrazione. Prima ci dobbiamo mettere al lavoro con politiche di welfare che aiutano le famiglie che fanno figli, come si fa in Francia, le famiglie italiane che fanno figli. E non è che c'è una scienza da mettere in piedi, eh? È molto semplice, fino al terzo figlio in Francia lo Stato ti rimborsa anche pannolini, asilo nido, l'assegno di istruzione, l'assegno fino al terzo anno di età di 800 euro al mese per figlio. Noi di questo stiamo parlando. Stiamo parlando di uno Stato che sfora i parametri europei, prende quei soldi e li mette in politiche per la famiglia e diventa il primo paese in Europa per nascite. Noi su questo dobbiamo lavorare. Poi possiamo parlare anche di flussi migratori, ma quello non deve essere il tema fondante di questo dibattito sulla mancanza di nascite. Se cominceremo a rimettere in piedi le politiche per le nascite e per la crescita demografica, allora poi potremo parlare anche di tanti altri servizi che non stanno più in equilibrio. E poi questo introduce un altro tema, che è l'Unione Europea. Noi vogliamo restare nell'Unione Europea, ma ci vogliamo restare come paese che è la seconda forza manifatturiera d'Europa, nonostante tutto, nonostante la politica, la prima forza per export in Europa, nonostante tutto, nonostante la politica. E siamo un paese che con le tasse degli italiani dà qualcosa come 20 miliardi di euro al bilancio dell'Unione Europea, ne vede rientrare 12. Ora, io so di essere in una terra che è al centro dell'Europa, perché voi siete al centro dell'Europa. Avete sia cittadini italiani che cittadini di origine tedesca. Siete una realtà che è un modello di autonomia, è un modello anche di imprese, è un modello di sviluppo, per carità. Però so benissimo che una realtà come la vostra non può pensare ancora di vedere un paese come il nostro, che ha regioni in condizioni veramente difficili, che continuano a rallentare la crescita economica. Io sono un cittadino campano. Ci sono delle regioni che sono traino del paese e ci sono delle regioni che stentano in questo sviluppo economico. Come possiamo risolverlo? Solo cominciando di nuovo a fare un po' di norme europee a misura di Italia. Io credo che un paese che dà 20 miliardi di euro ogni anno meriti il rispetto ai tavoli europei. Significa che quando si fanno le norme europee non si possono fare solo sul modello delle imprese francesi e delle imprese tedesche, perché le piccole imprese francesi e tedesche hanno 90 dipendenti, noi ne abbiamo 15 per il 95%. Quando si fanno le norme europee sui parametri di Basilea, è così che si sono tagliate fuori tante imprese italiane dall'accesso al credito. Quando si sono fatti i trattati col Nord Africa, si è uccisa l'economia agricola di tante regioni di questo paese. E alla fine tutti insieme non riusciamo a essere competitivi a livello europeo. Come si fa? Si fa in un modo. Prima di tutto dobbiamo essere presenti. Voi lo sapete, il Parlamento italiano quanti funzionari ha a Bruxelles? Ha 2 funzionari. Il Parlamento tedesco, che per me è un modello, 45. E sono 2 squadre, una da 11 e una da 2, che giocano una partita di Serie A, ed è logico che perda. La nostra squadra perderà sempre finché non avrà almeno lo stesso numero di giocatori in campo. Poi dobbiamo formare quei giocatori in campo. E per formarli dobbiamo cominciare in Italia a introdurre un'alta scuola della pubblica amministrazione che faccia formazione in entrata ai nuovi dipendenti della pubblica amministrazione e aggiornamento in itinere ai dipendenti della pubblica amministrazione, perché ci sono nuove sfide, nuove funzioni anche della pubblica amministrazione, c'è la digitalizzazione e c'è l'Europa, dove dobbiamo essere presenti e dove dobbiamo dire chiaramente: noi vi diamo 20 miliardi di euro, o ci ascoltate oppure una parte di quei 20 miliardi di euro cominciamo a investirli in Italia per politiche di sviluppo verso quei settori che sono stati danneggiati. E guardate, io non ce l'ho assolutamente con i capi di Stato che hanno fatto gli interessi dei loro paesi in questi anni. Germania, Francia, ma anche la Spagna hanno difeso gli interessi delle loro imprese quando hanno ottenuto i risultati in Europa. Eravamo noi che non avevamo i giocatori in campo per vincere quella partita. Adesso li mettiamo in campo, ma soprattutto è cambiato anche lo schema. Perché non esiste più un monolite asse franco-tedesco, non è più così. Oggi la Germania non riesce a fare da 90 giorni un governo. Sappiamo che la Francia ha i partiti tradizionali praticamente estinti
perché Macron li ha ridotti ai minimi termini, la Spagna ha un governo di minoranza, il Portogallo ha un governo di minoranza, la situazione europea è totalmente cambiata e noi come paese abbiamo un vantaggio, non siamo mai stati abituati ai governi stabili, quindi abbiamo più capacità di resistenza alle difficoltà rispetto ad altre realtà. Possiamo a quei tavoli portare a casa dei risultati importanti e ci possiamo riuscire, secondo me. Quindi io non credo più nel fatto che dobbiamo rompere con l'Unione Europea, io credo che sia arrivato il momento giusto della storia per farci valere e cominciare ad ottenere dei risultati. E anche sul tema della sicurezza, io credo che in Italia non ci sia tantissimo da inventare, dobbiamo cominciare semplicemente a fare cose di buon senso. Il meccanismo perverso che abbiamo visto in questi anni è: abbiamo pochi posti in carcere, quindi facciamo gli svuotacarceri. Questo è stato quello che abbiamo visto tante volte, perché rischiavamo le infrazioni europee, rischiavamo le condanne e quindi facevano i decreti per tirare fuori dalle celle quelli che stavano dentro. Il risultato qual è? Prima di tutto devastante dal punto di vista culturale. Io posso delinquere, tanto prima o poi uno svuotacarcere, un indulto me lo faranno sempre. Il secondo risultato è che continua ad esserci percezione di insicurezza da parte dei cittadini, soprattutto se poi dall'altra parte hai il problema che le forze dell'ordine nostre sono, non per colpa loro, quelle con l'età media più alta d'Europa, perché non si fanno più i concorsi come si dovrebbero fare per rimpiazzare le risorse organiche mancanti. Che cosa proponiamo noi? Proponiamo di costruire due nuove carceri in Italia per poter sopperire alla mancanza di spazio, fare dei trattati con i paesi di provenienza che hanno in cella dei loro connazionali che stanno scontando la pena qua in Italia e facciamo degli accordi per far scontare le pene lì, nei paesi di provenienza. E terzo, ricominciare a fare i concorsi nelle forze dell'ordine, dobbiamo rimpiazzare decine di migliaia di posti che mancano. Voi direte: ma i soldi dove si prendono per fare tutto questo? Come la domanda che ho fatto agli americani. Però io qui so, e Riccardo ve lo stava raccontando, che nel bilancio dello Stato abbiamo miliardi di euro da recuperare. Se nel 2013 ne avevamo l'impressione, prima di entrare in Parlamento, adesso vi dico che ne abbiamo la certezza matematica. Su un bilancio di oltre 800 miliardi di euro, centri studi autorevoli, non del Movimento 5 Stelle, non vicini a noi, certificano almeno 50 miliardi di euro di sprechi da recuperare. Si possono recuperare tutti il giorno dopo? No, deve essere un piano pluriennale di recupero ed è importante che tutti i soldi che togli dalla spesa improduttiva li reinvesti in infrastrutture, energia, sicurezza, nuove tecnologie. Sono settori ad alto moltiplicatore, che significa che permettono sviluppo economico. Prendi i soldi da dove non servono, li metti dove servono. Quando siamo arrivati, oltre agli affitti d'oro alla Camera dei Deputati che vi costavano oltre 30 milioni di euro all'anno dal 98, abbiamo visto parlamentari che si facevano rimborsare per 300 mila euro all'anno la puntura d'insetto, l'insolazione d'estate con una polizza assicurativa ad hoc. Abbiamo visto ex parlamentari a cui per 20 anni per 1 milione di euro all'anno abbiamo pagato i viaggi. Voi avrete mandato Cirino Pomicino in giro per il mondo a spese vostre per anni dopo averlo mandato a casa, come avrete mandato in giro i vari personaggi che avete poi a un certo punto, a cui avete tolto la fiducia, continuavano a prendere soldi. E devo dire, grazie a Riccardo e al lavoro che ha fatto negli anni, io mi ricordo ad ogni luglio votavamo il bilancio della Camera, lui a ogni luglio negli ultimi 5 anni veniva e diceva: quest'anno facciamo saltare l'assicurazione, quest'anno facciamo saltare gli affitti d'oro, quest'anno facciamo saltare i rimborsi di spese agli ex parlamentari per i viaggi, e alla fine ci riuscivamo sempre. Non era neanche difficile, perché bastava alzarsi alla Camera e denunciare quella cosa, e alcune cose erano così indecenti che poi magicamente vedevi il capogruppo di maggioranza che si alzava e diceva: presente, la votiamo. Perché non votare alcune indecenze è veramente difficile. Ora, io vi ho parlato di 33 milioni e 300 mila euro, ora stiamo parlando di 50 miliardi, ma chi è che li deve andare a tagliare quei 50 miliardi se non chi già dall'opposizione è riuscito a tagliarne un po' di quegli sprechi nel bilancio della Camera e del Senato, e soprattutto chi a quei privilegi ha rinunciato come parlamentare della Repubblica, come vi dicevo prima. Crediamo di avere un po' di credibilità in più per dirvi che faremo veramente la spending review, e invece di abolire il commissario alla spending review aboliremo gli sprechi della pubblica amministrazione e gli sprechi dello Stato, perché in questi anni non abbiamo dovuto inventare niente. Quanti commissari alla spending review avete sentito nominare? Venivano nominati Bondi, Cottarelli, venivano nominati, facevano una cosa molto semplice: la lista della spesa al Presidente del Consiglio dei Ministri, andavano lì e gli dicevano: guardi, per esempio ci sono 8.000 società partecipate in Italia,
che solo di consigli di amministrazione ci costano miliardi di euro. Possiamo prendere, diceva il commissario alla spending review, queste 8.000 e farle diventare meno di 1.000? Il presidente del consiglio leggeva e poi invece di abolire le 7.000 aboliva il commissario alla spending review. È sempre stato così. Cottarelli è stato mandato a casa, Ponti è stato mandato a casa, sono stati mandati a casa persone che hanno fatto la lista della spesa allo Stato italiano, e noi quella lista della spesa non la faremo ancora una volta nominando un altro commissario alla spending review. Ci prendiamo quella degli altri e la cominciamo ad applicare, tagliando le risorse che ci servono a fare investimenti nei servizi essenziali al cittadino. Questo è quello che noi vogliamo fare, recuperando risorse, e se non basteranno le risorse recuperate dagli sprechi, faremo anche investimenti in deficit, come ha fatto la Spagna tagliando il costo del lavoro, come fa la Francia facendo le politiche per la famiglia. Che cosa deve cambiare? Poi non vi tedio ulteriormente, si sarà fatto anche un po' tardi. Deve cambiare l'atteggiamento dello Stato. E qual è? Voi lo sapete qual è la media di realizzazione di una legge in Italia? Molti di voi diranno, anni. Una nuova ogni 2 giorni e mezzo si fa in Italia. Questi sono i ritmi. Voi direte, ma allora siete efficienti come parlamentari? No, siamo pazzi. Perché una nuova legge ogni 2 giorni e mezzo, che si somma alle 200.000 già esistenti a livello nazionale, che si somma alle leggi regionali, che si somma alle leggi europee, ai provvedimenti europei, alle circolari e ai regolamenti attuativi, significa che sulla vostra testa ogni mezza giornata almeno piomba una nuova legge, una nuova norma. Qual è il risultato? Che quando avete un problema non sapete più quale sia la legge di riferimento per quel problema e l'ente che vi deve risolvere quel problema. E per fortuna siete una provincia autonoma, quindi sul vostro territorio restano le risorse, sul vostro territorio c'è la possibilità di interloquire con l'ente che fa più provvedimenti facendo qualche decina di chilometri o qualche centinaia di chilometri. Il vero problema di questo paese è che entra in tilt quando comincia a fare leggi nazionali continuamente su tutto, pensando di voler risolvere i problemi con la legge. E allora io vi confesso con molta umiltà che io sono entrato in Parlamento convinto che per ogni problema di questo paese servisse una legge, e ne esco convinto che il problema di questo paese è la legge. Ma vi spiego perché. Perché se noi oggi non cominciamo a cambiare l'approccio, faremo quello che si è fatto in tutti questi anni, le leggi sulla sburocratizzazione. Le leggi sulla sburocratizzazione, ogni volta che io incontro imprenditori mi dicono, vi prego, non fate leggi sulla sburocratizzazione più, perché ogni volta che le fate introducete nuova burocrazia. Ed è vero. Penso a quello che stanno passando i professionisti da qualche mese con lo split payment, quello che stanno passando in questo anno i piccoli imprenditori, i commercianti, i lavoratori autonomi, i quali oggi passano 130 giorni all'anno a fare scartoffie da mandare allo Stato, e lo Stato viene nella tua impresa per 60 giorni d'anno a chiederti le scartoffie che già gli hai inviato passando quei 130 giorni a scriverle. E non ti chiede cosa c'è scritto dentro, ti chiede se le hai, quando gliele potevi inviare in digitale. Allora il modello deve cambiare. I programmi elettorali del domani non sono programmi elettorali con l'elenco delle leggi da fare. I programmi elettorali del domani sono i programmi elettorali con i soldi da stanziare e i soldi da tagliare. Quelli si decidono in una legge, la legge di bilancio. Per il resto, l'elenco da fare delle leggi da abolire. Noi abbiamo un piano di 400 leggi da abolire, che presenteremo nelle prossime settimane, che semplificano la vita a chi crea valore, alle famiglie italiane, che semplificano la vita ai cittadini italiani. Se vogliamo migliorare la qualità della vita degli italiani, la qualità della vita dei cittadini, dobbiamo fare una cosa su tutte: cominciare a eliminare un po' di leggi che non servono. E non siamo soli in Italia, in Europa, perché io ho seguito questo progetto da vicepresidente della Camera anche insieme al Parlamento tedesco, al Parlamento francese, al Parlamento inglese. Tutti questi parlamenti si stanno interrogando su come fare meno leggi. Pensate che in Francia una settimana su 4 al mese, in quella settimana è vietato fare legge ai parlamentari. Cioè i parlamentari non possono fare legge perché ne hanno fatte per 3 settimane. Nella quarta, si chiama settimana del controllo parlamentare, si devono interrogare su come hanno fatto quelle leggi delle 3 settimane precedenti. In Inghilterra c'è una norma che dice che ogni nuova legge che si fa, 3 vecchie vanno abolite.
ogni legge che si fa non può avere più i richiami, il comma 1 del paragrafo 5 dell'articolo 6, che poi non si capisce più nulla, devi riportare in maniera organica il vecchio testo nel nuovo. Anche le nostre leggi dicono questo, è paradossale, ma la legge 488 in Italia dice che è vietato fare richiami al primo rigo e al secondo fa un richiamo nella stessa legge. Questo quindi non significa che dobbiamo mettere in una legge il fatto che non si fanno richiami, perché è la legge che sconfessa la legge. Noi dobbiamo fare una cosa, modificare i regolamenti parlamentari. Noi l'abbiamo visto in questi anni, non servono leggi, serve modificare i regolamenti parlamentari e cominciare a migliorare la qualità delle leggi. Ma la cosa più bella che fanno in alcuni di questi parlamenti è che tu vuoi fare una legge che crea 1 milione di posti di lavoro, bene, me lo scrivi, si chiamano marcatori, devi individuare gli obiettivi della tua legge e una commissione dopo 2 anni viene a verificare gli obiettivi della tua legge. Quindi non puoi spararla così e dire abbiamo fatto una legge per 1 milione di posti di lavoro, perché se dopo 2 anni quella legge non sta funzionando, quella commissione chiede l'abrogazione di quella norma. E questo significa cominciare anche a fermare i parlamentari che fanno legge ogni 2 giorni e mezzo. E perché li fanno? Perché noi siamo valutati con uno skill che dice che più leggi fai e più emendamenti fai approvare, più prendi punteggio. E questo è il paradosso in cui siamo. Allora, la nostra parola d'ordine sarà lasciarvi in pace. Se vogliamo lasciarvi in pace, dobbiamo smetterla di produrre tutte queste norme. E se dobbiamo smetterla di produrre queste norme, allora che deve fare il Parlamento nella 18ª legislatura? Deve fare le leggi che servono, ma non a quei ritmi. Deve fare una legge importante, la legge di bilancio, per decidere i soldi delle tasse dei cittadini dove debbano andare. E soprattutto, alla fine, questo Parlamento dovrà lavorare principalmente a riorganizzare l'esistente. In Francia hanno un progetto di 100 codici per riorganizzare tutta la normativa. Significa che non dobbiamo più consultare le leggi. Hai i codici di riferimento, leggi i codici e vedi la legge che cosa dice in maniera chiara. E quando si modifica la legge, si modifica il codice. Noi possiamo fare 40 codici che semplificano la normativa. E oggi esistono anche software di intelligenza artificiale come quello che sta progettando la IBM, in cui ci metti tutte le leggi dello Stato dentro e il software ti dice quali leggi si stanno contraddicendo, quali leggi si sovrappongono. Questo è molto importante perché ci permette di semplificare lo Stato davvero, ma non facendo leggi sulla semplificazione, ma una legge che ne abolisce 200, 300, 400. Quindi se pensiamo al governo 5 Stelle, non pensiamo ad un governo che fa tante leggi, ma a un governo che utilizza i vostri soldi in maniera responsabile. E noi questo progetto e questo processo abbiamo già iniziato a farlo. Si dice peste e corna dei comuni che governiamo. Nessuno vi ha detto che a Roma siamo già passati da 13 partecipate a 9 partecipate. Nessuno vi ha detto che l'ATAC, che è la più grande azienda di trasporto pubblico locale in Italia, noi abbiamo deciso di risanarla facendo una cosa che è rivoluzionaria: non prendere più i soldi dai servizi sociali dei romani e metterli in un carrozzone politico, ma prendere il carrozzone, tagliare la parentopoli di Alemanno, l'abbiamo licenziata noi la parentopoli che fece Alemanno dentro l'ATAC, prendere quella società, portarla davanti a un giudice e dire adesso ci dai i poteri per licenziare i fannulloni, per rimettere a posto gli sprechi, valorizzare i dipendenti che lavorano onestamente e ridare questa società ai romani per la funzione per cui era stata progettata, il trasporto pubblico, non le assunzioni clientelari, gli appalti e le consulenze. E se ci pensate, questo è anche quello che è successo con Alitalia, che praticamente era la nostra grande occasione in questo momento storico per andarci a prendere i turisti in tutto il mondo e portarli in Italia e far crescere ancora di più il turismo, e invece è stata utilizzata come il bancomat della politica, fino a che in questo momento la si sta svendendo a Lufthansa, con un serio problema anche dal punto di vista occupazionale. Io credo che abbiamo le idee abbastanza chiare su cosa si debba fare, anche perché dobbiamo fare cose semplici, quello che farebbe un qualsiasi padre o una qualsiasi madre di famiglia di fronte a una famiglia che deve affrontare dei problemi e taglia quello che non serve e li mette nelle priorità. Dobbiamo ritrovare le priorità del nostro paese e le possiamo ritrovare investendo i soldi delle tasse dei cittadini nei capitoli di bilancio e nelle poste di bilancio giuste. Ci sono tutti gli altri, li ho citati pochissimo, non mi interessa, voglio dirvi soltanto una cosa. Noi possiamo essere un gruppo parlamentare nella prossima legislatura da 300 parlamentari, 200, 100 o 400, lo deciderete voi. In base a quanto saremo grandi, loro non potranno accordarsi tra di loro e quindi farci ritornare di nuovo all'epoca Letta, Renzi, Gentiloni, perché quello è l'obiettivo. Ma tenete presente una cosa,
che chi vota oggi il centro-sinistra o il centro-destra non vota il PD, Forza Italia o la Lega, sta votando una costellazione di micro partiti che sono quelli che in Italia ottenevano ministri con due senatori e poi facevano cadere i governi. Ve li ricorderete Mastella che faceva cadere Prodi e Fini che faceva cadere Berlusconi? Bene, si sta ricomponendo quella configurazione. Io prima non scherzavo, è nata nella coalizione centrosinistra la Margherita 2.0 e nella coalizione di centrodestra l'Udeur 2. Quello che io sto rivedendo è l'alba dei morti viventi, stanno ritornando personaggi che noi credevamo di aver messo da parte. I vari Mastella, i vari... Io non scherzavo con Cirino Pomicino, ma vedrete che tra poco arriveranno anche altri suoi colleghi della Prima Repubblica. Miccichè, che è diventato adesso presidente dell'Assemblea regionale siciliana, che ha inaugurato la prima seduta facendo suonare la zampogna ad uno che era stato in galera come consigliere deputato regionale, era appena uscito. Io sto vedendo delle cose che veramente mi preoccupano, perché queste persone ce le ritroveremo di nuovo a bordo del Parlamento italiano. Allora, il nostro dovere è dare il massimo in questi prossimi giorni, in questi prossimi due mesi, perché non solo sta andando bene la nostra campagna, ma poi stanno rispondendo all'appello anche tanti volti noti, persone che prima non si volevano esporre col movimento, dei mondi come quello dell'Accademia, delle Forze Armate, come quello del giornalismo, che si vogliono candidare con noi. E quindi sta cambiando anche la percezione del movimento, che sta dando coraggio alle persone. Le persone che metteranno la faccia con noi, comunque tutti quanti avranno qualcosa purtroppo contro, qualcuno qualcosa contro, e perderanno qualcosa nella loro vita. Tutti quanti ci abbiamo rimesso qualcosa nella nostra storia personale, ma vedo un grande fermento intorno a noi. Il nostro dovere è assicurare che chi verrà eletto per voi lavori per voi, e lo faremo con le regole, ma lo faremo anche con le competenze. Ma per me, e concludo davvero, competenza non significa soltanto conoscenza, perché noi i grandi conoscitori delle materie a capo dei ministeri li abbiamo avuti, si chiamavano i tecnici, sono stati eletti, sono stati portati al governo senza nessuna elezione, sono stati mandati a capo dei ministeri, hanno fatto le riforme delle pensioni, del lavoro, riforme della sanità, ma senza nessuna umanità. Per me competenza significa avere umanità, significa mettere cuore nelle politiche che porti avanti. E quando fai la riforma delle pensioni ti devi chiedere che fine facciano quelli a cui tu stai negando il diritto di andare in pensione. Quando fai la riforma del lavoro ti devi chiedere quale sarà il futuro dei giovani a cui oggi per il 33% dei contratti interinali viene fatto un contratto con la media di un giorno di durata in Italia. Quando fai la riforma del settore legato alla sanità e tagli i soldi alla sanità ti devi chiedere quante barelle restano e quante ne stai tagliando, quanti posti letto restano e quanti ne stai tagliando. Quando fai la riforma dei tribunali, con la geografia dei tribunali, e togli un tribunale da un'area disagiata, ti devi chiedere, un cittadino che chiede giustizia, quante centinaia di chilometri deve fare per raggiungere un tribunale. Questo significa essere competente per me, perché far quadrare i conti con la calcolatrice, siamo bravissimi tutti. Il problema è l'effetto di quei conti che stai facendo quadrare sulle persone. E siccome sia dal taglio degli sprechi sia dal deficit possiamo recuperare risorse, io non ci sto più a sentirmi dire che non ci sono soldi. Non ci sono soldi per tutto, sono d'accordo, ma ne abbiamo visti di soldi da recuperare e di leggi da abolire che possono dare nuovo slancio al nostro paese, che nonostante tutto è un paese del G7, è un paese che è seconda forza manifatturiera d'Europa e ci rende orgogliosi nel mondo grazie a quello che fanno gli italiani. Quindi abbiamo ampi margini di crescita, dobbiamo solo pensare in grande, e io nei prossimi mesi vi chiedo di pensare in grande. Grazie. Un solo obiettivo, mettiamo da parte le polemiche, malintese, tutto quello che ci può essere stato. Dobbiamo, con il vostro aiuto, riuscire a riportare in Parlamento il nostro Riccardo e un'altra persona in più, speriamo. Dobbiamo rendere Luigi premio di questo paese.
possiamo riprendersi un anno questa Italia e farla diventare un'Italia a 5 stelle, e con il vostro aiuto vedrete che diventerà un'avventura bellissima. Spargete il bagno.